Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gildo e per chi non lo sapesse sono un ragazzo di 22 anni che studia economia e commercio all'università. Oltre a questo ho anche una società di consulenza e contabilità per le aziende. Dopo aver fatto questa breve intro, oggi, dopo che lo scorso video ha raggiunto i 70 likes che vi avevo chiesto per portarvi appunto questo video qua, vi porto quelle che sono 10, e dico 10 aziende che personalmente, non è un consiglio finanziario, ma personalmente comprerei e terrei nel portafoglio per i prossimi 10 anni. E 10 anni è un arco temporale che io butto lì. Il discorso del video è quali sono le aziende che terreste e magari fareste arrivare ai vostri figli. E oggi vi dirò quella che personalmente è la mia risposta. Dovete considerare che però avere un arco temporale così ampio prevede appunto delle supposizioni che possono essere vere o false, ma sono del tutto soggettive. Fatemi sapere tra l'altro qua sotto nei commenti quali sono, magari se avete piacere di scrivere 10 aziende che personalmente voi terreste per i prossimi 10 anni. Altra piccolissima cosa prima di partire, vi ricordo anche che le aziende che vi dirò anche quali secondo me sono dei prezzi buoni a cui entrare, però non dovete assolutamente prendere come esempio i miei price target, perché derivano da mie valutazioni e mie valutazioni su stime di crescita e cose del genere. Vi ricordo tra l'altro che se avete piacere di scaricare il file Excel, ad esempio prendiamo il primo che vi voglio far vedere, se avete piacere di scaricare questo file Excel, vi dico che è accessibile solo agli abbonati dal livello 2 mi pare in su, e secondo me vale la pena tantissimo. Poi sono mie personali valutazioni, fate le vostre appunto. E ditemi cosa ne pensate. Partiamo subito con la prima che a mio avviso non si può, davvero. Io sono molto sincero quando parlo su Alphabet. Non si può non avere in portafoglio. Questo è lo storico degli ultimi 5 anni di questa azienda qua. Abbiamo ricavi in crescita del 115% negli ultimi 5 anni, utili in aumento del 101%, free cash flow in aumento del 109% e utili per azioni del 115%. Andiamo a vedere quelle che sono le stime di crescita che prevedo io per i prossimi 5 anni, e sono stime di crescita del 16,06% anno. Questo mi porta, secondo il mio modello di calcolo, che è del tutto personale, a avere un margine di sicurezza del 15%. Dovete considerare che tendenzialmente io compro aziende solo che hanno un margine di sicurezza del più del 20%. E per chi non lo sapesse, il margine di sicurezza è del 20%, ma su un calcolo che mi permetterebbe di avere un rendimento del 10% annuo per i prossimi 5 anni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io comprassi, ad esempio, a questo prezzo qua, che sarebbe 1686 dollari, avrei non solo un rendimento del 10% annuo per i prossimi 5 anni, che in composto viene circa un 62%, oltre a quello avrei anche praticamente un 20% in più, quindi circa un 80% di rendimento per i prossimi 5 anni. Detto questo, sono mie valutazioni, quindi dovete prenderle con le pinze. Infatti il mio price target a 5 anni di Alphabet è di 3.394 dollari. Ci tengo a precisare che tutte le aziende di cui vi parlerò, essendo che sono 10, non vi spiegherò in nessun modo che business fanno, perché è un video che voglio fare breve. Anche perché devo portarvi 10 aziende, quindi se avete piacere magari vi lascio in descrizione o comunque vabbè, cercate su Wikipedia che cosa trattano, ma penso che le conoscete tutte le aziende che vi porterò. Forse una o due, le uniche due magari un po' meno conosciute ve le spiego, ok? Anche perché sennò il video direi che durerà una mezz'oretta. Quindi cerchiamo di farlo il più breve possibile. Allora, io me le sono segnate tutte qua sul telefono e quindi per quello che mi vedrete guardarlo appunto. La seconda azienda, non ve la sto manco a dire, è Amazon, perché ragazzi, io vi giuro, non, questo non è un consiglio finanziario, sono solo mie supposizioni, ma io non riesco a capire come si possa non avere Amazon in portafoglio. Non dico di comprarla adesso, per carità, anche se secondo i miei calcoli c'è un enorme margine di sicurezza, ma sono sincero, non riesco a capire come si possa non avere Amazon. Per me Amazon è davvero la miglior azienda attualmente sul mercato. Cioè, la prima azienda che comprerei in assoluto è Amazon. Le mie stime di crescita annue per Amazon sono del 31,9%. Negli ultimi 5 anni ha avuto dei rendimenti fuori di testa. Vediamo gli utili che sono aumentati del 791%.
e attualmente ha margini bassissimi, gross margin del 5%, cosa che si può aumentare, ma non di tanto, di più. Cioè, tranquillamente, secondo me, il gross margin di Amazon può arrivare tranquillamente nei prossimi 10 anni anche a essere del 25-30%, ma tranquillamente. Attualmente Amazon vende prodotti in perdita solo per acquisire quote di mercato. Questo vi fa capire che potenzialità ha Amazon. Infatti è la mia posizione più grande, ma sono le mie valutazioni. Comunque, questa qua è la crescita che ha avuto negli ultimi 5 anni Amazon. Spero che si veda bene. Tra l'altro, magari vi faccio un piccolo zoom così dovreste vederlo bene e non dovrebbe intralciarvi. Ok, vi faccio un piccolo zoom così vedrete meglio. Comunque, il mio price target a 5 anni di Amazon è di 9.892 dollari, che mi garantirebbe, oltre a un rendimento del 10% annuo, anche un margine di sicurezza del 50%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che secondo me, secondo i miei calcoli, se io comprassi al prezzo attuale, quindi 3.112 dollari, avrei un 62% di margine nei prossimi 5 anni e un 50% in più, quindi circa un 112% di rendimento, quindi un per 2. E secondo me sono anche stime abbastanza conservative, ma sono mie valutazioni. La terza azienda, per restare sempre nello stesso ambito, è Alibaba, che vabbè, non sto manco a dirvi, non sto manco a dirvi. La crescita che ho avuto negli ultimi 5 anni, la vedete qua, fuori completamente di testa. La mia proiezione tra 5 anni è in un prezzo per azione di circa 743,32 dollari, quindi una crescita del 23,27% annuo, un margine di sicurezza del 42%, come vi dicevo prima, quindi abbiamo un circa 62% di rendimento base più un 42% praticamente di sicurezza. Per farvi capire il calcolo che faccio, di cui vi parlo sempre del 62%, è semplicemente, ad esempio, se io suppongo 100 come prezzo di partenza e suppongo una crescita del 10% annuo, vi dico quello che è il rendimento fra 5 anni. Faccio per 1,1, per 1,1, per 1,1, per 1,1 e per 1,1 abbiamo 161, quindi il 61% di guadagno se facesse il 10% annuo per i prossimi 5 anni. Per me, boh, Alibaba a questi prezzi qua soprattutto è praticamente regalata. Ma sono le mie valutazioni, io ce l'ho a prezzi più bassi, ma sto continuando a comprare perché per me ne vale completamente la pena. La quarta azienda che non vi consiglio perché non consiglio nulla, però l'azienda che secondo me è da comprare e tenere per i prossimi 10 annetti è PayPal Holdings, che penso conoscete tutti, non sto manco a spiegarlo. Comunque, i ricavi sono cresciuti del 92%, gli utili del 101% e il free cash flow del 79%. Le mie stime di crescita sono del 18,61% anno per i prossimi 5 anni, che mi porterebbero ad avere un prezzo per azione di 365 dollari fra 5 anni. E come vedete, ad esempio, PayPal, secondo me, attualmente a questi prezzi qua, non ha un enorme margine di sicurezza. Ad esempio, secondo me un prezzo buono per acquistarla è a 181 dollari, ma sono mie valutazioni. Questo qua sarebbe semplicemente il prezzo che mi garantirebbe un 20% di margine di sicurezza. Ed è per quello che attualmente io non sto comprando PayPal. Però dipende tanto da che stime di crescita avete secondo voi per PayPal. La quinta azienda che consiglierei io a me stesso da comprare per i prossimi 5 anni, visto che io comunque ci tengo sempre ad avere un po' di diversificazione. Vabbè, io magari esagero nella diversificazione, però in questo video qua ho detto, vabbè, supponiamo anche di avere un minimo di diversificazione. Voglio il leader indiscusso, indiscusso, infatti è la mia terza posizione, se non ricordo male, in termini di grandezza, un leader indiscusso delle banche di investimento. Negli ultimi 5 anni ha avuto una crescita costante, ovviamente non paragonabile alle big tech companies di cui vi ho parlato prima, ma comunque ha avuto una crescita del 45% degli utili e del 23% dei ricavi. Le mie proiezioni di crescita danno una crescita del 7,91% per i prossimi 5 anni, ovviamente una crescita annua. Attualmente ha un dividend yield intorno al 3%. Questo qua non è il dividend yield che ho inserito qua, non è giusto perché si riferisce a qualche giorno fa. Comunque, il dividend yield, vabbè, non vi interessa. Comunque, le mie stime di crescita, come vi dicevo, è del 7,91%. Attualmente, non solo non ho un 20% di margine di sicurezza, ma non riuscirei nemmeno comprando adesso ad avere un 10% di rendimento annuo.
Quindi attualmente a questi prezzi qua io non comprerei assolutamente JP Morgan, ma sono mie valutazioni. Io JP Morgan, se non ricordo male, c'era un prezzo di circa 90, mi pare, e sta sui 120, quindi diciamo che tornasse, come vedete, il mio prezzo buono che mi garantiva il margine di sicurezza il 20% era 92, io ce l'avevo intorno a 90, quindi anche più del 20% di margine di sicurezza. Infatti sto, vabbè, andiamo a vedere va quanto sto guadagnando su JP Morgan sto guadagnando il 34% già, quindi vedete, io l'ho presa dei prezzi che per me erano regalati. Un'altra azienda che o in portafoglio, comunque ci tengo a precisare che tutte e 10 le aziende che vi ho consigliato le ho tutte in portafoglio, ovviamente, perché non consiglio mai azioni che non ho in portafoglio, perché sennò che senso avrebbe? Le avrei già comprate io. Facebook, vabbè, negli ultimi 5 anni ha avuto una crescita che è del tutto fuori di testa, ma non è che io creda troppo in Facebook, perché di fatto secondo me i social che ci sono adesso passeranno di moda e ne usciranno degli altri, ma io credo tanto nel CEO, ovvero Mark Zuckerberg. Per me è un visionario. Detto questo, sono mie valutazioni, quindi fate appunto le vostre, decidete voi cosa fare. Sinceramente, io prevedo una stima di crescita annua per i prossimi 5 anni del 18,31%, ovviamente una crescita annua, che prevederebbe un prezzo tra 5 anni di 542 dollari per azione per Facebook. Attualmente a questi prezzi qua, secondo i miei calcoli, non c'è un margine di sicurezza del 20%, quindi decidete voi cosa fare. Passiamo ora alla settima azione, che è Nvidia. Per chi non lo sapesse, io sono completamente innamorato di questa azienda qua. Ci sto già guadagnando anche parecchio, se non ricordo male, circa un 30 o 40%, se non ricordo male. Attualmente sta a 519, io ce l'avrò sotto i 400 e ho continuato a comprare, cioè in realtà l'avevo presa tipo a 300, le prime l'avevo presa a 300 e sono sta a 518, ma ho continuato a comprare perché per me ne valeva la pena. Comunque la crescita dell'azienda la vedete qua, ricavi che sono aumentati del 117% negli ultimi 5 anni, utili che sono aumentati del 300% negli ultimi 5 anni e free cash flow che è aumentato anch'esso del 300%. La mia stima di crescita è il 18,43% annuo, che prevederebbe appunto un prezzo di operazione tra 5 anni di 975 dollari, e che quindi oltre al 10% di rendimento mi garantirebbe un margine di sicurezza del praticamente 15%. Dovete considerare che io tengo per tutte il 20% di margine di sicurezza, però ci sono aziende molto più sicure di altre, quindi ad esempio Alphabet, a me non me ne frega niente che ci sia un 15% di margine di sicurezza, perché non è che se ho un 15% di margine di sicurezza su Alphabet e magari per dirvi un 25% su Momo, allora preferisco Momo. Preferisco di gran lunga Alphabet perché mi dà molte, ma molte, ma molte più sicurezze di appunto di Momo. Quindi per me non c'è paragone. Io come base tengo il 20% di margine di sicurezza, però Alphabet io la compro a qualsiasi prezzo. Per me è impressionante Alphabet. Ovvio, se ho zero margine di sicurezza, allora non compro. Però fino a quando il margine di sicurezza è del 15% su Alphabet, non me ne fotte niente. Le ultime tre diciamo che sono un po' più rischiose. Diciamo che due su tre sono più rischiose. Però per i prossimi 10 anni direi che ci posso stare. Ci posso stare. La prima è Biogen, che a mio avviso a questi prezzi qua, per me il rischio, ovviamente il rischio c'è sempre per qualsiasi azione, però secondo me a questi prezzi qua diciamo che accetto il rischio. E per un'ottica di lungo termine come quella che vi sto dicendo, secondo me ci può stare, soprattutto in un portafoglio molto diversificato come il mio. Ad esempio, io su Biogen avrò una posizione che occupa forse l'1,5%. Quindi mi va benissimo, la tengo lì. Secondo me può tranquillamente fare un per due e non mi stupirebbe. Detto questo, andiamo a vedere. Vabbè, le ultime performance di Biogen non è che sono così assurde. I ricavi sono aumentati del 25%, gli utili del 49%, il free cash flow del 90%. Però, ad esempio, secondo me, già Biogen fra qualche anno rilascerà anche magari qualche dividendo e ha un PE di 8. Boh, per me non dico che è regalato, però ci posso stare. La crescita che stimo io è bassa, perché come vedete è una stima di crescita del 6%, quindi direi che è accettabile un 6% annuo per i prossimi 5 anni. Quindi una stima di crescita secondo me è abbastanza bassa per un'azienda come questa. E niente, secondo me, nonostante la stima di crescita così bassa, abbiamo un margine di sicurezza del 25%. Quindi
Io su Bygen ci sto perdendo qualcosina, non ho intenzione di incrementare perché ci sto perdendo poco, forse un 6-7%, quindi mi va benissimo così, la holdo e vediamo per i prossimi 5 anni cosa succederà. Le ultime due aziende sono Tesla, che boh, io sono forse un po' innamorato di Tesla, quindi sarò un po' di parte, però le mie proiezioni di crescita sono di una crescita del 31% annua per i prossimi 5 anni. Attualmente a questi prezzi qua per me non ne vale la pena comprare, ma sono mie valutazioni. Io penso di incrementare al di sotto di 441 dollari per azione, però dovete considerare che sono mie valutazioni, sono del tutto personali, quindi prendetele con le pinze. Ma detto questo, penso che adesso sta a 601 dollari, quindi per me non ne vale la pena comprare perché il rischio è troppo alto. Però ad un prezzo sotto i 400 dollari, ad esempio, io ce l'ho a 300 80, tipo una cosa del genere, per me ne vale la pena, ma sono le mie valutazioni. Comunque la crescita degli ultimi 5 anni di Tesla è impressionante. Beh, non considerate questa cosa qua, ma i ricavi sono del 507% negli ultimi 5 anni, quindi una crescita esponenziale e secondo me continuerà a crescere. L'ultima azienda che andiamo a vedere, che io per quanto mi riguarda holderei per i prossimi 10 anni, è Mastercard. Che purtroppo insieme a Visa non scende mai. Mastercard e Visa non scendono mai. Infatti non riesco mai ad entrare a prezzi buoni. Mastercard ce l'ho tipo a 300, cioè non ci sto guadagnando praticamente niente, ci sto guadagnando forse il 10%, ma non riesco a comprare a prezzi. Vedete, il prezzo a cui starei io è 279, però ho visto che non scendevano mai. Erano aziende sia Mastercard sia Visa che volevo avere in portafoglio, quindi le ho comprate lo stesso. Però non riesco a capacitarmi del perché abbiano PE così alti, perché un PE di 50 per un'azienda che secondo me cresce del 15% è molto alto. Secondo me un prezzo buono, un PE buono per un'azienda che cresce a questi ritmi qua, secondo me è tra i 30 e i 35, direi. PE a 50 per me non ne vale la pena comprare, ma come vi dicevo sono mie valutazioni. Comunque negli ultimi 5 anni i ricavi sono cresciuti del 74%, gli utili del 96% e i flussi di cassa del 102%. Come vi dicevo, la mia stima di crescita annua è del 15,19%, che mi garantirebbe un 10% di rendimento annuo insieme al dividendo, però non mi garantirebbe un margine di sicurezza del 20%, che è quello che sostanzialmente cerco sempre io. Detto questo, spero che questo video qua vi sia piaciuto, spero anche che abbiate la decenza di lasciare like e niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.